buongiorno, ben ritrovati, bentornati a colazione. Questa mattina con noi c'è l'assessore Antonio Filipponi, l'assessore del Comune di Teramo, con deleghe. Assessore, mi corregga intanto, buongiorno se sbaglio, perché più o meno lei ha riconfermato le stesse deleghe della passata consigliatura con qualcosa in più. Eventi, sì. Commercio. Bilancio e sosta, sosta e cultura, però come si chiama adesso l'assessorato che lei dirige? Il sindaco D'Alberto ha voluto dare un nome bello che comunque è in linea con quello dell'area 5, che è l'area del mio assessorato, è quella della rivitalizzazione culturale ed economica della città di Teramo, che quindi passa da una rete di deleghe che sono quella della cultura, alla gastronomia, al commercio, all'industria, all'artigianato, al marketing territoriale, agli eventi, ai grandi eventi, e poi c'è tutta la parte anche relativa al traffico e alla sosta con un piano urbano della mobilità sostenibile, quindi è un progetto molto legato sì, al rilancio della città, e abbiamo 5 anni per applicare alcune politiche che in questa maniera saranno sicuramente organiche. Secondo lei, in questo progetto, che l'ha chiamato progetto e nelle deleghe più o meno che ho specificato io, no? Tanto per elencarle all'antica maniera, sì, qual è il settore che secondo lei può darle più, tra virgolette, rogne? Allora, io ho accettato uno dei punti, una delle criticità più importanti di questa città, che è quella della sosta e del piano urbano della mobilità sostenibile, perché comunque le sfide mi piacciono. Oggi la città di Teramo, sia a livello proprio di commercianti che comunque lamentano la difficoltà della sosta e alcune criticità, ma anche i residenti hanno delle problematiche di questo tipo, ma in generale c'è un'idea della città di Teramo anche all'esterno come una città nella quale si fa fatica a trovare posto, nella quale si fa fatica a trovare un posto vicino alle attività o vicino ai punti di interesse che si vuole visitare, quindi a noi sta a ribaltare questa percezione, perché effettivamente i posti auto ci sono sfruttati male o poco sfruttati, in alcuni casi non sfruttati per niente, come il parcheggio di San Francesco, dove ci sono 1000 posti auto non utilizzati, 5 piani, 4 piani chiusi praticamente. Quindi ecco, è la delega che in qualche modo più mi stimola a dare delle risposte, quindi mi sono sempre piaciute le sfide. È chiaro che è una delega molto delicata, sulla quale ci si può far male, tra virgolette, ma sulla quale in realtà si possono dare delle risposte importanti alle città. Anche la cultura è una delega che nella passata consigliatura, no, sotto la guida di D'Alberto, sindaco, è stata non solo un po' ballerina, molto criticata, è partito un assessore con un certo profilo, poi la delega è passata ad un'altra persona, sì. In questa circostanza addirittura giornalisticamente qualcuno aveva anche ipotizzato che questa delega potesse essere o rimanere al sindaco data magari a un assessore esterno con un profilo culturale alto, eccetera eccetera, alla fine è arrivata a lei. Ci sono diversi modi per svolgere il ruolo di assessore. È chiaro che spesso in questa città la delega alla cultura si è affidata in qualche modo a personalità che comunque hanno una competenza specifica in quel settore, essendosi occupati magari nella propria vita di questi ambiti. Oppure c'è una modalità, tra virgolette, più operativa, più amministrativa. L'importante però in entrambi i casi è avere idee molto chiare su quelli che sono gli obiettivi da raggiungere, quindi io credo che bisogna sempre distinguere il ruolo dell'assessore da quello dell'uomo che fa cultura in generale, perché sono due profili completamente diversi. Ed è il motivo per il quale probabilmente è una delega ballerina in questo senso, perché poi ci si scontra quotidianamente con una serie di problematiche amministrative che vanno risolte da uomini che vogliono lasciarla amministrare, perché poi per il resto perché poi dopo, ecco, non è conoscendo la storia a fondo, la storia di questa città, che si risolvono poi i problemi amministrativi. Ecco, questo è, bisogna conoscere, bisogna entrarci dentro il più possibile. Io lavorando negli eventi comunque
comunque mi sono occupato comunque di riflesso di cultura, sono entrato nelle dinamiche culturali di questa città in questi 5 anni, quindi credo che il sindaco abbia fatto la scelta migliore in assoluto, anche perché l'area, ripeto, è la stessa. Oggi sull'area 5 c'è un unico assessorato, nonostante il lavoro straordinario fatto da Gigi Ponziani e da Andrea Core, che comunque hanno seguito comunque una linea unica, non, sebbene siano cambiati, comunque la strategia, l'idea era la stessa. Io, ecco, mi propongo di continuare quella. Entriamo nel dettaglio dell'estate teramana, che ancora non parte, ma c'è un motivo ben preciso, parleremo anche di questo. Adesso però un breve commento a quelli che sono i titoli oggi che leggiamo sui giornali. Sul Centro, in prima pagina, ponte crollato, c'è la maxi perizia, giovedì l'udienza per il via alle operazioni, l'inchiesta a 10 indagati, è una questione ovviamente in questo caso giudiziaria che non gliela faccio commentare. Poi va al concerto, questo succede a Giulianova, gli svaligiano la casa, nel bottino un Rolex e gioielli per 20.000 euro, le chiavi rubate nell'auto, Isola Felice, insomma oramai l'idea dell'Isola Felice, la provincia di Teramo, Isola Felice è da tempo. Sì, diciamo che i piccoli furti, questi piccoli episodi comunque ci sono sempre. Purtroppo riguarda un po' tutto il territorio nazionale, diciamo che il Teramano sotto l'aspetto dei reati è una delle province più sicure in assoluto. È chiaro che bisogna sempre fare di più, si può sempre migliorare in questo. Invece vorrei un suo commento, sì, a questi dati che stiamo per leggere. Amministratori sotto esame, Abruzzo, gradimento dei politici, Biondi sale, Marsiglio e Masci giù. Dunque sale il sindaco dell'Aquila, che, diciamoci la verità, anche il risultato che ha ottenuto alla rielezione è stato un ottimo risultato ed è un sindaco amato. Sì. Dunque giù Marsiglio, che è il governatore, Masci, che è il sindaco di Pescara. I risultati di questo sondaggio dell'Istituto Noto, per conto del Sole 24 Ore, il governatore è 14° in Italia, bene il sindaco dell'Aquila, Pescara e Chieti, i primi cittadini in flessione. Diciamo subito che non è stato preso in considerazione il sindaco di Teramo, perché è appena stato rieletto. Sì, è stato rieletto con un aumento della percentuale, perché poi dopo diciamo per queste classifiche si prende in considerazione anche la percentuale. Diciamo che questo politicamente sì, è un sondaggio importante, perché siamo alla vigilia, diciamo, delle elezioni regionali. Perché è importante? Perché è un indice di gradimento di questo sondaggio, prende in considerazione il lavoro degli esponenti politici. Se fosse un cambiamento dell'aria che si respira nella nostra nazione, non avremmo un gradimento, un sindaco come Biondi che sale nella graduatoria. Biondi sale perché Biondi ha lavorato bene, c'è poco da fare, lo dico da uomo di centro-civico, ma di centro-sinistra, quindi chiaramente la città premia il lavoro dell'amministratore. Allo stesso modo, anche perché sono tutti e tre Biondi, Marsiglia, esatto, e Masci, comunque sono tutti della stessa area. Sì. Chiaro, perché c'è solo un sindaco di centro-sinistra e due sindaci in Italia che hanno vinto le elezioni nei capoluoghi di centro-sinistra, e uno è Gian Guido D'Alberto. Ed è importante adesso ribadire perché allora il governatore Marsiglio in questa fase sia in calo, un grave calo tra l'altro, è uno dei governatori meno amati della penisola. Se vale il lavoro svolto bene, positivo di Biondi, vale dall'altra parte il lavoro che non è apprezzato assolutamente da parte degli abruzzesi, questo lo ribadiamo già da qualche anno, e quindi è chiaro che sarebbe necessario, in un modo di vedere, anche un cambio al quale in qualche modo stiamo anche lavorando, ci stiamo anche preparando, perché gli abruzzesi non sono chiaramente contenti, questo indice di gradimento non è solo la conferma di quello che diciamo da tempo ormai. Ripeto, chi lavora bene, al di là delle appartenenze politiche, comunque sale nell'indice di gradimento, chi lavora male scende, c'è poco da fare. Riguardo a quello che diceva poco fa, ovvero ovviamente lei è un esponente di civico ma di centrosinistra, è un assessore di amministrazione di centrosinistra, e il suo commento verso Marsiglio, al di là del dato, è negativo. Marsiglio sarà sicuramente il candidato alla presidenza della Regione Abruzzo il prossimo anno, quando si voterà.
Però nel centro-sinistra ancora, come si dice, non si muove una paglia, insomma sono tante le ipotesi, ma il candidato, la persona più giusta per ricoprire questo ruolo non è stata ancora individuata. Questo è verissimo, è chiaro che al di là dell'indice di gradimento che chiaramente boccia Marsiglio, è necessario lavorare in una candidatura forte sulla regione Abruzzo, con un gruppo, al di là della candidatura, con un gruppo di centro-sinistra a sostegno che sia in qualche modo capace di ribaltare questa situazione. Io vorrei ricordare che il presidente Marsiglio è un presidente dell'area di Fratelli d'Italia, che in questo momento dovrebbe avere la strada completamente spianata e l'indice di gradimento dovrebbe portarlo ad essere uno dei primi nella regione Abruzzo. Così non è, quindi ci sono tantissimi margini per vincere queste elezioni. È chiaro che noi dobbiamo mettere in campo un progetto credibile, ma si sta lavorando. E a proposito di lavoro proprio verso questa direzione, il sindaco D'Alberto ha proprio in vista delle regionali ha chiamato in un incontro che si svolgerà il 13, se non sbaglio, partiti e associazioni proprio per cominciare a parlare di questo progetto. Assolutamente sì, è un progetto che in realtà parte da lontano, io ho partecipato. Tanto dove si svolgerà e a che ora l'iniziativa? Se non ricordo male, nella giovedì hotel. Alle 18 nella sala polifunzionale della provincia. La sala polifunzionale, sì, bene. È un progetto che parte da lontano, ho partecipato anche degli incontri preparatori, ma parliamo già di un anno fa. Perché il sindaco D'Alberto ha sempre visto nel civismo di centrosinistra una forza straordinaria, l'aveva previsto anche prima delle elezioni dell'ultima tornata, che ci ha visto vincenti con una grande forza civica, una trazione soprattutto civica. In questo caso chiaramente anche da presidente ANCI, anche per il ruolo che ha svolto in questi 5 anni, con una serie di autorevoli personaggi regionali di tutte le province, si è messo a disposizione il sindaco Alberto per tirare le fila, per cercare di sviluppare questo progetto che possa lanciare una forte candidatura regionale, non chiaramente del sindaco Alberto, ma chiaramente di tutta l'area di centro. Perché lei ci ha tenuto a specificare che il candidato non potrebbe essere il sindaco Alberto? Chiaramente non è una, perché qualcuno potrebbe interpretare pensarlo, sì. che il sindaco si stia lanciando. Sindaco D'Alberto si stia impegnando molto. È una questione di responsabilità. Anche in questa direzione è un dato di fatto. Ma certo, perché noi siamo all'interno di un territorio regionale. Se qualcuno tra virgolette lo pensa. No, ma il tema è molto semplice. Gianluca D'Alberto è un amministratore di una città capoluogo della regione Abruzzo. Quali sono i trasferimenti della regione Abruzzo sul nostro territorio negli ultimi 5 anni? Adesso, al di là di alcuni sostegni economici relativi alla Coppa Interamnia, ai 30.000 euro per il Pigro che sono arrivati, per il lavoro anche importante dell'assessore Quaresimale, quali sono i fondi strutturali che arrivano dalla regione Abruzzo e che su questo territorio? Forse Gianluca Alberto ritiene che sia necessaria una svolta in questo senso e si impegna in questo senso, anche perché non si può pensare, non si può governare un territorio, un comune capoluogo, senza che ci sia un lavoro serio da parte di una regione. Quindi se si vuole in qualche modo sviluppare questa città, lo si deve fare assolutamente anche con degli organi superiori come quelli della regione Abruzzo. Quindi non possiamo pensare di ribaltare tra virgolette la città di Teramo da soli, abbiamo necessità di in qualche modo di avere un sostegno da parte di tutti gli organi competenti, ed effettivamente la regione Abruzzo è mancata. Quindi da sindaco di un territorio non può che sviluppare un progetto che in qualche modo possa finalmente riequilibrare anche i sostegni sui vari territori. Non c'è paragone tra quello che è arrivato all'Aquila, quello che è arrivato a Pescara e anche a Chieti negli ultimi anni rispetto a quello che è arrivato a Teramo. Quindi è una questione proprio di riequilibrio, e è chiaro che il sindaco Alberto ci deve mettere la faccia, è assolutamente necessario, perché lo sviluppo della città di Teramo passa anche da questo.
Altro argomento stamattina del centro riguarda proprio Teramo, un'estate di cantieri in città, partono quelli sulla rete del gas, lunedì saranno avviati in via Paris e successivamente in altre 10 strade del centro storico, l'annuncio è stato dato dall'assessore Cavallari. Sì, sono lavori indispensabili e il lavoro dell'assessore Cavallari è un lavoro anche sotto l'aspetto diciamo logistico utile ad evitare grossi problemi, proprio perché si è deciso anche di farli quando le scuole sono chiuse in un periodo estivo per tirare meno disagi possibili. Sono, ripeto, lavori indispensabili che in qualche modo mettono in sicurezza una serie di strutture cittadine e quindi credo che sia il periodo più corretto nel quale svolgere questi lavori. È chiaro che dei disagi ci saranno, ma sono chiaramente tutti nell'ottica di migliorare i servizi della città di Teramo. C'è una notizia che la riguarda direttamente, sì, visto che adesso lei è l'assessore alla cultura. Museo del Gatto, un comitato per riaprirlo, appello per farne un luogo della memoria del FAI, a fine mese una mostra di 2 giorni e visite guidate. Questo Museo del Gatto, insomma, allora io dico subito a mia, anche per una questione di affetto verso la persona che ha donato, che conoscevo bene, che stimavo molto, e per una questione di affetto verso la sorella, no, che poi si è adoperata alla sua morte proprio per donare, credo, al comune questi gatti, io sono favorevole al Museo del Gatto, sì. L'ho sempre detto, al di là delle critiche giuste o sbagliate, il fatto è che è stato giusto farlo, non è stato giusto farlo, non sta a me giudicarlo, però poi il museo non va lasciato chiuso e lasciato all'abbandono, insomma. Che pensate di farne? Allora, innanzitutto fin dai primi giorni dell'insediamento ho avviato dei lavori anche per la sistemazione, sono stati dei sopralluoghi anche per la sistemazione, perché in realtà il Museo del Gatto non è stato mai terminato nell'impiantistica, intendo riscaldamenti eccetera. Anche se si trova in un luogo bellissimo. Il Museo del Gatto è innanzitutto una struttura del Comune di Teramo. Al di là adesso delle opere esposte, ho avuto sempre un'idea molto precisa che la città di Teramo ha una serie di strutture che devono essere chiaramente tutte utilizzate ed aperte. È chiaro che in base al periodo storico, in base alle disponibilità, bisogna sempre offrire il massimo possibile ai turisti e alla cittadinanza. Quindi che cosa è capitato in questi anni? È capitato che a causa del terremoto delle strutture molto importanti come il Museo Civico sono rimaste chiuse, con all'interno le opere, le cose più belle che possiamo in qualche modo esporre anche all'interno di un museo, che sono chiuse all'interno di quella struttura. Al museo archeologico dove veramente ci sono dei pezzi pregiatissimi. Sì. Come stanno i reperti? No, perché lì si entra spesso, si fanno una serie di verifiche, ma anche perché non siamo solo noi chiaramente a tutelarli, anche insieme alla sovrintendenza, ai vigili del fuoco che ci permettono di entrare eccetera, abbiamo sempre un sotto controllo la situazione. Quindi io quello che sto dicendo è molto semplice, dobbiamo chiaramente riaprire più luoghi possibili. È chiaro che nel momento in cui tu hai una serie di beni di pregiatissimo valore chiusi all'interno di un museo, l'intenzione, l'idea è anche quella di renderli visibili alla città, e allora sfrutti le strutture che in questo momento tu puoi gestire e puoi tenere aperte in attesa dei lavori, anche perché prima o poi dovremmo spostarli. Cioè, dunque pensate di spostarli? Questa non sto parlando del Museo del Gatto, io sto parlando dei musei chiusi. Esattamente, dobbiamo sfruttare, dobbiamo comunque esporre il meglio che possiamo offrire. Quindi sicuramente in questa prima fase il mio lavoro è quello di comunque rendere agibili tutti i luoghi che possono essere riaperti, come il Museo del Gatto, che è quello che attualmente è il Museo del Gatto. È chiaro che quindi anche ci sarà questa
due giorni, abbiamo ricevuto una richiesta di patrocinio, abbiamo già fatto un sopralluogo per vedere i sopralluoghi, lo stiamo sistemando, quello che va sistemato, e lo terremo aperto. Però è chiaro che bisogna ragionare a 360 gradi affinché, ecco, senza perdere il patrimonio che ci è stato donato, perché voglio dire, poi le sale, le strutture sono molte, dobbiamo cercare di esporre il più possibile e di esporre il meglio che abbiamo a disposizione. Scusi, adesso, non so se ho capito, sì, mi perdoni, tanto per fare chiarezza. No, è complessa, cioè non ho capito bene un passaggio. Esporre quello che abbiamo nei luoghi dove già sono, o per esempio il Museo del Gatto è agibile, lo apriamo. Sì. Siccome i beni che sono all'interno del museo archeologico sono straordinari e non possono restare chiusi, spostiamo. No, è difficile da capire perché parte di quei beni in un luogo che invece possiamo aprire. Sì. Questo sta dicendo? La soprintendenza lo permette, Sto riferendo solo al Museo del Gatto, io mi sto riferendo a Torre Bruciata. Mi sto riferendo a Torre Bruciata, nella quale sono terminati i lavori da poco. Quindi ci sono una serie di strutture che stiamo riaprendo, ci sono delle strutture sulle quali stanno partendo dei lavori, il Teatro Romano, uno delle tante, ci sono delle riflessioni sul mosaico del Leone adesso, io proprio oggi ho una riunione con la soprintendenza e con la famiglia Savini. Quindi ci sono una serie di riflessioni sui luoghi che chiaramente dobbiamo sviluppare e studiare a livello organico, non possiamo pensare al Museo del Gatto da solo, questo sto dicendo. Siccome i beni che sono all'interno del Museo Archeologico non possiamo renderli visibili all'interno del Museo Archeologico perché sarà oggetto di lavori, perché è un edificio inagibile, e sarebbe utile, ma è un lavoro che è già stato avviato in qualche modo anche dagli assessori precedenti, rendere visibili alcuni pezzi più pregiati, quelli che sicuramente si possono spostare in dei luoghi che noi possiamo sicuramente riaprire in questi. Quindi sarà un lavoro organico su tutti i beni che noi possiamo in qualche modo ridonare alla città, alla vista sia dei cittadini che dei turisti. Quindi oggi intanto si tratta di rendere fruibile il Museo del Gatto, quello che oggi è l'attuale Museo del Gatto. Io sono molto aperto a cercare di capire quali siano le estimazioni migliori per offrire il massimo alla città. Quindi oggi non so dare una risposta se i beni del Museo Archeologico, in vista anche dei lavori che prima o poi partiranno, saranno spostati al Museo del Gatto e i beni del Museo del Gatto saranno spostati in un altro luogo. Io questo oggi non lo so dire, però sicuramente va fatta una riflessione organica, perché comunque, ripeto, nell'ottica di offrire il massimo a chiunque vorrà visitare la città di Teramo nei prossimi anni. Capitolo Teramo Natura Indomita. Sì. Allora, Teramo Natura Indomita quest'anno innanzitutto è partita, perché chiaramente la Coppa Interamnia e prima della Coppa Interamnia il concerto dell'Associazione Fedica e Serena hanno dato inizio agli eventi estivi. Sì, esatto. La Coppa Interamnia, tra l'altro, con una serie anche di eventi musicali, una serie di altri eventi. Oggi, questa sera, c'è Arturo Baghetti, voglio dire, quindi anche di altissimo spessore. Sono stati presentati altri eventi, a quella della Riccitelli, come ad esempio la Bollani il 19 di luglio. Ci sarà un cartellone di agosto e di settembre che verrà presentato nei prossimi Vogliamo giorni. Vogliamo spiegare perché certo, non c'è ancora, diciamo così, Teramo Natura Indomita? Certo. Perché siamo in attesa dell'approvazione del rendiconto, che ci sarà il 14, e delle variazioni di bilancio che permettono in qualche modo di rimpinguare i fondi che sono dedicati poi alle manifestazioni, agli eventi e alla rivitalizzazione della città, perché poi c'è un capitolo specifico che il sindaco D'Alberto ha voluto per quello della rivitalizzazione. Quindi questi passaggi amministrativi che termineranno entro luglio ci permetteranno di sviluppare il cartellone. È chiaro che tecnicamente i rapporti con gli artisti sono già stati tutti avviati e chiaramente ci sono già tutta una serie di appuntamenti che sono
fissati. È chiaro che per formalizzarli e per darne comunicazione dobbiamo concludere tutti i passaggi amministrativi. Ci state lavorando, ci aspetta un bellissimo agosto, un bellissimo settembre. Che ci dobbiamo aspettare? Sicuramente io sono stato sempre dell'idea, ho condiviso questo con la giunta, con il sindaco, con il consiglio prima di tutto, che Teramo deve sempre crescere, non può tornare mai indietro, quindi se tanto abbiamo vissuto in questi 5 anni, tanto ancora dobbiamo vivere. E se pensiamo ai primi anni, io ricordo benissimo il primo anno di insediamento nel 2018, quando non avevamo risorse, dovevamo sanare i bilanci, e pensare a degli eventi come Elite FIBA, Max Pezzali, a tutti gli eventi che abbiamo vissuto, era veramente impossibile. Se qualcuno mi avesse detto che avremmo fatto quello che abbiamo fatto, gli avrei detto che era assolutamente pazzo, perché era impossibile in quel momento, in quelle condizioni. Quindi mi piace pensare che i prossimi 5 anni sono di più di quello che ci possiamo aspettare, perché oggi siamo all'anno zero, abbiamo un'idea di Teramo con un domino, di Natale della mano, di tutti i contenitori, ma siamo pronti anche a stravolgerli. Sarà sempre lo stesso? Noi siamo pronti a stravolgerli, perché gli eventi vanno sempre cambiati, vanno sempre modificati, perché il mondo cambia velocemente, bisogna essere sempre pronti ad offrire qualcosa che sia comunque innovativo, nuovo, diverso rispetto al passato, per attirare comunque un pubblico sempre nuovo, per attirare sempre un pubblico più numeroso. Quindi ecco, io mi aspetto 5 anni di livello superiore anche agli ultimi 5, quindi per questo lavoreremo, insomma. Allora, gli anni passati luglio e agosto erano i mesi clou di Teramo Natura Indomita, quest'anno ci stai dicendo agosto sicuro, anche settembre tutto, sì, più o meno. Luglio è stato comunque un mese probabilmente più importante degli altri anni, perché se pensiamo solo a Diodato, Braghetti, Bollani, probabilmente eventi di questo tipo a luglio non li abbiamo mai avuti, con il ritorno della Coppa Interamme, che per noi è l'evento principale della città di Teramo, adesso con tutte le difficoltà, con tutte le problematiche. Chissà, perché questa è una, io lo chiamo sempre, sì, un piccolo miracolo, sì, quello della Coppa, perché alla fine va, sì, sì, si, sì, capisce, ma va sempre tutto, sì, bene. C'è un lavoro enorme, sì, un lavoro enorme che non fa dormire la notte sia gli organizzatori che gli amministratori, tutti, che tutte le forze dell'ordine, tutti i soggetti che sono coinvolti, perché è un lavoro di squadra che passa veramente da tantissimi sacrifici di tutta la struttura anche comunale che in questi giorni è impegnata. Però è chiaro che questo cinquantennale chiude un capitolo e ne apre un altro, che è quello dei prossimi 50 anni, e quindi credo che chiusa questa Coppa Interamme bisogna sedersi immediatamente per capire come rilanciarla nel futuro, perché quella di quest'anno è un'edizione meravigliosa che però non può reggere ogni anno, assolutamente, ci deve mettere subito in forma intorno a un tavolo per offrire anche a tutti gli atleti che arrivano una fruizione della città diversa, perché spesso loro arrivano a Teramo ma conoscono poco poi di Teramo, vanno via conoscendo solo alcuni campi, quindi ci deve essere un discorso secondo me diverso, ma sicuramente con gli organizzatori ridurre i numeri magari anche. No, su questo no, secondo me si può anche anzi crescere. È proprio una questione organizzativa. Quelli sono numeri difficili da gestire. Si possono gestire secondo il mio punto di vista, basta fare un lavoro di squadra, secondo me è necessario che ci sia un comitato pubblico-privato, come avviene per la fiera dell'agricoltura, come avviene per altre manifestazioni come Teramo Natura Indomita, il Natale della Mano. Comunque un comitato rispetto agli altri, sì, anni, ma non è un comitato pubblico-privato, è tutta un'altra cosa. Un comitato pubblico-privato permette agli enti di entrare, di essere organizzatori diretti, cambia tutto, e quindi è quello che ho cercato anche di fare negli ultimi anni, e speriamo di riuscirci. Ci proverete già a partire dalla prossima, tanto ieri, a proposito di Coppa, mi piace ricordarlo perché è veramente stata una bella manifestazione, la notte di musica per i rifugiati e la grande festa dell'accoglienza. Teramo, città aperta al mondo, in questo caso ne è la conferma, perché poi la Coppa Interamia non è solo sport, non è solo eventi, è sociale, è lo scambio tra culture, religioni, che avviene costantemente, quotidianamente sui campi da gioco, ma anche al di fuori dei campi da gioco, attraverso convegni, attraverso una serie di incontri. C'è stato un incontro sullo sport e la qualità della vita, c'è stato un incontro che chiaramente ha un respiro più
sul sociale, e ce ne saranno altri di altro tipo nei prossimi giorni. Quindi la Coppa Interamnia è un mondo che coinvolge l'Università di Teramo, è un mondo incredibile che comunque va strutturato in maniera sempre migliore. In attesa del cartellone di Teramo Natura Indomita noi la salutiamo. Grazie. La ringraziamo, le auguriamo, buona come giornata. Abbiamo fatto anche con gli altri assessori, insomma, diciamo nuovi tra virgolette, perché la vostra giunta, due sono nuovi, realmente voi siete tutti, quasi tutti riconfermati. Ovviamente le auguriamo un buon lavoro per il bene di questa città. Grazie, grazie all'assessore Antonio Filipponi, grazie anche a voi per l'attenzione e buona giornata.